Prima in classifica in Italia, dominante in Europa. Poker a Liverpool, Tris ai Rangers, addirittura Ajax travolto 6-1 ad Amsterdam. Il Napoli è una macchina da gol sia in Champions League che in campionato. E domenica arriverà allo Zini con un seguito di entusiasmo che ha portato al sold out dello stadio. La prossima avversaria della Cremonese, vista dal doppio ex Francesco Colonnese. Il Napoli in questo momento è la squadra più in forma non solo in Italia ma forse anche a livello europeo. Insomma, sta giocando in maniera strepitosa, ha una qualità di gioco eccezionale, ha un'alternanza di giocatori che riescono anche con le assenze, riescono a trovarsi benissimo in questo modulo, fisicamente sta benissimo, c'ha fame, ci vorrà una partita, diciamo, un po' di grande battaglia per la Cremonese per far punti con questo Napoli. Tra gli eroi di Wembley e perno difensivo di una delle migliori versioni della Cremonese da Serie A, Ciccio Colonnese sa bene quale sia la differenza principale tra le due ere grigiorosse. Obiettivamente quella Cremonese offensivamente era molto forte. De Zotti, Tentoni e Floriancic, veramente ho visto spesso mettere in difficoltà grossi difensori. Quindi, insomma, quella Cremonese lì, secondo me, era una Cremonese diversa. L'attuale Cremonese ha cambiato assetto, ma secondo Colonnese, in un quasi testa a coda come quello di domenica col Napoli, a fare la differenza non sarà solo la scelta tattica di Alvini. Domenica, sai, più che modo o modulo tattico, penso che sia importante avere la concentrazione giusta. Per fare risultato in queste gare devi essere perfetto, non devi sbagliare nulla.